Il nostro database, diciamo, che stiamo utilizzando per raccogliere dei dati ed elaborare dei dati rispetto agli altri database che abbiamo visto trattare negli altri corsi, al momento è formato da una tabella dati dove i dati vengono raccolti di volta in volta e da due query. Una query, diciamo, che calcola in relazione a ciascuna giornata per quanto riguarda i prodotti venduti e il prezzo unitario di vendita e il fatturato, e un'altra query ancora che invece ci restituisce sempre giornalmente il numero delle, dei prodotti acquistati e il numero dei prodotti venduti, cioè ovviamente il totale di quanto è avvenuto lungo tutte le giornate, sia per quanto riguarda i prodotti acquistati che per quanto riguarda i prodotti venduti. Ovviamente questa query appare particolarmente interessante perché, oltre ad avere dei campi solamente calcolati, quindi e il risultato, diciamo, vede la presenza di due campi calcolati, diciamo, che non sono presenti originariamente nella tabella dati, dà la possibilità di creare ulteriori operazioni che potrebbero essere interessanti, diciamo, dal punto di vista operativo, perché se io so che lungo tutti quei giorni ho acquistato un certo numero di prodotti, quindi ho la somma di tutti i prodotti acquistati e poi ho la somma di tutti i prodotti venduti, se dalla somma dei prodotti acquistati sottraggo la somma dei prodotti venduti, ottengo la quantità di prodotti che sono presenti in magazzino, cioè quei prodotti che, se sono stati acquistati e non sono stati venduti, rimangono in magazzino, in giacenza probabilmente. Allora, a questo punto voglio calcolare all'interno della stessa query, voglio inserire all'interno della stessa query un'operazione che mi restituisce nel totale quanti prodotti ho in magazzino. A questo punto vado su un altro campo di query, clicco con il tasto destro all'interno della stringa campo e, piuttosto che andare su totali, siccome è un'operazione che voglio fare lungo un record piuttosto che lungo tra i record, allora vado sul comando genera. A questo punto, siccome è selezionata la query, io ho direttamente i campi query sui quali posso apportare un'operazione, per cui scrivo all'interno della parte bianca che mi consente di generare le espressioni uguale, così come farei probabilmente in Excel, e faccio, clicco due volte su somma di prodotti acquistati meno, inserisco l'operatore di espressione meno, clicco due volte su somma di prodotti venduti, per cui gli dico all'interno di questo campo dammi la differenza tra tutti i prodotti che ho acquistato, quindi la somma di tutti i prodotti acquistati meno la somma di tutti i prodotti venduti. A questo punto, diciamo, ho una operazione matematica, piuttosto che scrivere espressione qui come lo riporta Access, scrivo quantità, oppure posso scrivere giacenza o rimanenze e così via. A questo punto salvo la query che ho appena fatto e la eseguo. Devo inserire qui al posto di raggruppamento espressione, ecco qui. A questo punto salvo la query e la eseguo. Come vediamo, so che in totale ho acquistato 209 prodotti e ne ho venduti 187, per cui ho 22 prodotti in giacenza. Ovviamente questa query è una query ovviamente dinamica, nel senso che se io vado a modificare dei dati, nel senso che aggiungo un altro giorno ancora, metto il giorno 9 per esempio, metto che di prodotti acquistati ne ho acquistati 54 e ne ho venduti 50 al prezzo
unitario di acquisto di 30 e al prezzo unitario di vendita di 32, ecco, salvo i dati nella tabella, come vediamo, la query mi riporterà che c'è un totale diverso di prodotti acquistati, un totale diverso di prodotti venduti, una differenza diversa rispetto alla precedente di prodotti in giacenza, che sono 26. Appunto, la differenza tra il numero totale dei prodotti acquistati e il numero totale dei prodotti venduti.